La fase del post incendio è forse ancora più complessa e delicata della fase acuta dell'incidente, ovvero la gestione dell'emergenza con lo spegnimento delle fiamme e l'intervento spettacolare dei vigili del fuoco che hanno operato con grande professionalità. È dalle 13.30 di ieri che sul posto dell'incidente si sta operando incessantemente, anche alla luce delle fotoelettriche di notte, come vi abbiamo mostrato ieri sera, per ripristinare il sito. Dopo la rimozione delle scorie ed il loro smaltimento da parte di un'azienda specializzata, oggi è il giorno della bonifica ambientale, che riguarda sia il terreno contaminato dai residui del materiale arso nel rogo che l'asfalto della sede stradale. Per cautela abbiamo ritenuto di mantenere questo tratto di strada di via Campanella interrotto, interdetto al traffico, perché questo pomeriggio, ovvero appunto, stanno facendo gli ultimi interventi. Da un lato sul terreno qui alle mie spalle, perché si fa un intervento ancora più in profondità sul terreno appunto che può essere stato contaminato dalle sostanze rilasciate durante l'incendio, e soprattutto ci sarà un secondo intervento di pulizia, in questo caso un vero e proprio lavaggio della strada, anche con dei solventi, perché chiaramente in alcuni tratti dell'asfalto ci sono macchie d'olio, ci sono gli elementi e le sostanze che sono stati rilasciati dagli elementi che sono andati bruciati, e quindi un secondo intervento che consenta appunto di poter poi riaprire in serata la strada in sicurezza. Ecco, proprio sul manto stradale ci saranno delle attenzioni particolari proprio per portare via tutti i residui e anche restituirlo alla massima dell'efficienza. I liquidi che saranno prodotti dall'operazione di lavaggio dovranno essere raccolti, e ovviamente tutto quello che è prodotto anche delle azioni di pulizia che tra ieri e oggi si stanno realizzando sono tutti elementi che poi sono stati rimossi e andranno rimossi man mano che vengono fatte le operazioni. L'intervento di fase 2 che è stato effettuato nella giornata di oggi ha utilizzato una tecnologia brevettata da parte dell'azienda specializzata in questo tipo di bonifiche ambientali, sicurezza ambiente, che sta operando in queste ore e che utilizza tensioattivi attivi che non intaccano o rovinano il manto stradale, ma attraverso una fase di osmosi estraggono dalle particelle dell'asfalto tutti i residui oleosi o di altro materiale, lasciando intatto il manto stradale, operando anche con macchine specializzate e rispettando così al massimo l'ambiente, cosa che da subito ha preoccupato gli uffici comunali e l'assessorato. Quello che è successo ieri comunque non è stato un episodio banale, e in questi casi chiaramente rispetto al suolo e alle acque ci sono una serie di attenzioni necessarie e dovute anche da un punto di vista ambientale che chiaramente noi non tralasciamo.